malattie infettive, quindi ematologo e oncologo, finora anche era coordinatore di questo comitato etico locale, diciamolo, che è arrivato a questo punto anche grazie a lui, che tratterà la tematica esperienza dell'atto medico espletato secondo scienza e coscienza, pur nel rispetto del rifiuto all'emotrasfusione, liberamente riconfermato anche nell'imminente pericolo di vita. Grazie dell'invito, grazie per questa mattinata che sicuramente rappresenta un punto importante, iniziato da una collaborazione ormai da molti anni con il Comitato dei Testimoni di Geova. Io vorrei continuare sulla linea che ha tracciato il dottor Rocchini con molta, molta attenzione, perché in quelle quattro immagini c'è tanta di quella cultura ematologica e di quel rapporto con i pazienti che sta a indicare direi quali sono, non sono le linee guida, ma il rapporto continuo che si deve tenere con una persona che deve essere correttamente informata. Vi riassumo quello che lui ha detto sostanzialmente. Lui ha parlato di diagnosi, prognosi e terapia, cioè quello che è sostanzialmente l'atto medico. Cioè, il medico quando si pone di fronte a un paziente, la prima cosa lo ascolta, si fa raccontare la sua storia, le malattie che ha avuto in passato, poi propone una diagnosi sugli esami di laboratorio che si propone davanti e sulla diagnosi chiaramente inizia a districarsi su quelle che sono le possibili terapie. E lui vi ha segnalato una cosa importante, la terapia eziologica, cioè qual è la terapia che consente di risolvere e di portare alla guarigione i pazienti che abbiamo davanti, quando troviamo la terapia che cura la causa della malattia. Il caso espresso prima dai colleghi urologi e poi dagli ematologi di questo ospedale vi segnala che cosa? Purtroppo, quantunque trattamenti impostati, la terapia eziologica non ha risolto la piastrinopenia. Non risolvendo la piastrinopenia, quantunque il paziente sia vissuto 2 mesi, muore di tutta una serie di complicanze, dove chiaramente la trasfusione non poteva sicuramente cambiare questa storia. Quindi, diagnosi, prognosi, perché chiaramente non tutte le malattie sono guaribili, purtroppo. Questa è una realtà di cui la riscoperta, purtroppo, anche di questo aspetto è di conseguenza della morte, anche, va sicuramente riproposta nella sua realtà più importante. E terapia. Ma guardate, sulle terapie poi, come avete visto anche prima, c'è tutta una serie di opzioni terapeutiche che sono quelle che devono cercare di risolvere l'elemento importante. Ecco, le opzioni terapeutiche, come fa il paziente a sapere e a scegliere? Perché stamani abbiamo parlato di scelta, va bene? Io direi che probabilmente è arrivato il momento anche di fare un passo in avanti, tutta quella che è la storia del consenso informato. È un atto medico il consenso informato, è una firma in un foglio in cui si dice che noi abbiamo informato il paziente, ma non ci dice come lo abbiamo informato il paziente, con che qualità di informazioni, perché vedete, scegliere che cosa vuol dire? Essere in condizione di poter valutare tutte le opzioni possibili e poter decidere. Ma questa decisionabilità della mente dell'individuo è tale solo se la quantità di informazioni sono recepibili, va bene, confrontabili e di conseguenza poter arrivare alla propria decisionalità. Ecco, questo è l'atto importante. Il passo futuro non è tanto il consenso informato, è la corretta ed esaustiva informazione che gli consente poi di scegliere. Una parentesi. Scegliere, molta gente mi dice, dottore, ma come faccio a scegliere? Io ho fatto la quinta elementare, la terza media al massimo, non sono, cioè non ho una laurea in medicina o in scienze infermieristiche. Certo, la scelta deve essere fatta sulla esposizione in maniera adeguata di tutte quelle che sono le informazioni necessarie, ma poi c'è anche il consiglio del medico, cioè il medico non può in maniera fredda fare un altro passo sbagliato che quello, sì, io ti informo, ma poi è scelta tua, cioè sei tu che scegli. Il medico si deve proporre di essere non solo un corretto informatore, ma il consigliere dei propri pazienti. Io questo devo dare atto al comitato etico locale, in cui sono stato per diversi anni, di avermi educato. Perché quando chiaramente come clinico, il clinico questo aspetto ce l'ha, cioè di estraniarsi qualche volta da quello che ha appena fatto la diagnosi, la terapia, lui ha fatto tutto, no? Cioè, il passo più importante non è tanto la diagnosi della terapia, ma quanto quello di informare correttamente, stringere, e io ringrazio Macri, stringere quell'alleanza terapeutica importante che sta tra il medico, il paziente, e non solo, medico, paziente e famiglia.
E con il testimone di Geova è stato ancora più facile, perché con il loro comitato questa alleanza è ancora più stretta, perché poi quelle informazioni che qualche volta noi non riusciamo a filtrare in maniera adeguata ai pazienti possono avvenire tramite il loro comitato. Ecco l'atto di Mencattini quando dice: abbiamo parlato delle immunoglobuline per potergli far capire che queste potevano sbloccare, risolvere il problema e consentire di risolvere eziologicamente la causa della piastrinopenia e di conseguenza risolvere la situazione. Ecco quindi il percorso nuovo che sicuramente il clinico deve fare, deve consigliarsi con il comitato etico, che sicuramente rappresenta un punto importante. È ancora molto difficile, guardate, non è facile. Io ho lasciato questo compito adesso a Macri e ancora i passi sono molto lontani da poter veramente portare all'interno di tutta l'azienda questo concetto nuovo. Il comitato etico è un punto di forza di un'azienda, non è un punto di controllo dell'atto medico. Va bene? E lì, insieme al comitato etico e alla medicina legale, è possibile veramente risolvere e migliorare tutta la nostra attività, anche clinica. Proprio perché, vedete, se noi perdiamo la paura di ciò che può succedere dopo, ma ci poniamo in maniera corretta in questa alleanza, sicuramente un altro passo in avanti sarà sicuramente importante. E le linee guida devono prevedere questo aspetto, cioè devono vedere il coinvolgimento dell'operatore insieme all'utente, perché sennò saranno soltanto dei pezzi di carta che non serviranno a niente, come spesso succede con le linee guida. E ora, tre casi soltanto. Primo, volevo ripercorrere quello che magistralmente ha fatto Barney. In quel caso il Comitato del Testimone di Geova mi ha interessato come ematologo e devo dire che purtroppo in quella vicenda non c'è soltanto quello che il professor Barney ha elencato, ma c'è una, errata impostazione ematologica o clinico-ematologica. Perché tra l'altro quello era un linfoma gastrico, sapete, una patologia di cui si può morire, ma da cui si può anche guarire. Con un atto di coraggio nella fase iniziale, in una diagnosi un pochino più rapida, il paziente poteva essere gastroresecato, perché si è visto che con 7 di emoglobina la mortalità non è poi altissima, e quindi diagnosi, un trattamento chirurgico della lesione e un trattamento chemioterapico, che poi non vuol dire chiaramente dover ricorrere sempre alle cure di Bella, perché se no poi, quando succedono queste cose, è chiaro che poi i di Bella fioriranno ancora di più, perché dico, se non c'è una risposta adeguata nei confronti del paziente, ci saranno le alternative che non sono sicuramente quelle scientifiche. Perché vedete, quando si trova davanti alla diagnosi di anemia, è chiaro che è importante fare la diagnosi. Perché è successo, per esempio, che non abbiamo avuto soltanto questo signore da noi come testimone di Geova, abbiamo avuto un'altra signora, una signora con una neoplasia esofagea terminale, con un'importante grave anemia, a cui abbiamo correttamente informato sull'importanza di una trasfusione, su quanto, e questa è la cosa importante, avrebbe potuto sopravvivere di più, perché la malattia era una malattia terminale, trasfondendola, che cosa avrebbe potuto fare con l'atto, e con la paziente abbiamo percorso insieme e con la famiglia gli ultimi giorni della sua vita con i consigli del caso. Il paziente poi in questo caso è morto a domicilio, chiaramente dico con i nostri consigli e la nostra attenzione. Ma non ci sono soltanto questi casi tragici, per fortuna, ci sono molti testimoni di Geova che hanno fatto anemie dopo l'intervento chirurgico. È stato importante valutare il livello di emoglobina, l'età del paziente, le condizioni cliniche. Ed ecco, stamani io ho fatto i miei complimenti personali al dottor Occhini, perché le poche cose che ha riportato sono veramente di grande interesse. Cioè, la terapia di supporto trasfusionale non si fa sul livello di emoglobina, ma si fa su una necessità di ossigenare i tessuti. Questa è la condizione importante. Io, non pensate che io, quando c'è un paziente che ha un'anemia, anziano, che ha bisogno di una trasfusione, che io non gli consigli la trasfusione. Io me ne guardi, mi metto io e i miei collaboratori al letto del paziente, gli illustro il caso, le possibilità, i rischi e i benefici. Questa è la cosa che gli va fatto ben pesare. Rischi e benefici. Quanto sono i benefici di un atto trasfusionale rispetto ai rischi che corrono, perché se è vero che le trasfusioni fanno correre i rischi, ma molte trasfusioni hanno salvato la vita anche alla gente, quindi di conseguenza questo aspetto va ben fatto soppesare al paziente che ha davanti questi problemi. E solo così, chiaramente, dico. Ma certo, dico, in molti casi, purtroppo, l'utilizzo di supporti trasfusionali può essere evitato. Vedete le anemie emolitiche in corso di carenza di glucosio se fosfato dedrogenasi, per esempio, abbiamo avuto dei casi che abbiamo risolto direi con semplicità, oppure
oppure pazienti che devono essere sottoposti e che hanno disturbi della coagulazione ad interventi chirurgici, preventivare il rischio di emorragia, proprio cercare di fare una diagnosi precoce su ciò che potrà succedere e quindi risolvere o come minimo ridurre le problematiche coagulative o ematologiche che questo potrà avere davanti. Quindi ecco perché il passo futuro è quello di superare il consenso informato e di mantenere sempre in linea l'attività di un medico che sia non solo un buon diagnosta, un buon terapeuta, ma che guardi, si guardi intorno, alzi gli occhi dalla propria cartella e veda chiaramente la persona che ha davanti e con lui fare un programma sicuramente molto attento. Grazie.